Vieni, 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 vieni. Allora? Tutto a posto, tutto a posto. Abbiamo iniziato questa stagione. In primis voglio ringraziare i miei sponsor, perché anche quest'anno mi hanno sostenuto. Poi, in secondo, la mia famiglia, che mi sopporta. E il mio preparatore Roberto e a tutti quanti, la mia famiglia. Bene, grazie. Facciamo grazie. Vedere la tua bambina. Eccola qua. Vieni, 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 vieni. Allora? Tutto a posto, tutto a posto. Abbiamo iniziato questa stagione. In primis voglio ringraziare i miei sponsor, perché anche quest'anno mi hanno sostenuto. Poi, in secondo, la mia famiglia, che mi sopporta. E il mio preparatore Roberto e a tutti quanti, la mia famiglia. Bene, grazie. Facciamo grazie. Vedere la tua bambina. Eccola qua. Gianluca, so che volevi ringraziare un po' di sponsor sì, che hai poi, sulla macchina. Ecco qua. Ecco. Allora vabbè, questo è il mio personale, quindi. Ok, poi ringrazio i fratelli Cosenza che di nuovo quest'anno mi hanno sostenuto. Poi c'è il Prestone, il negozio di telefonia su Luzzi, persone ben squisite. Poi abbiamo il mio parrucchiere, che mi ha aiutato pure lui quest'anno. Poi abbiamo Linea Colori che mi ha prestato questa macchina ed è stato veramente eccezionale. Poi c'è Lorenzo Funebre di Mario Cortese che è pure un amico. Eccolo lì! Ok. E che dire, di nuovo, vi ringrazio a tutti quanti. E un bacione a mia figlia, a Sofia. Ok, grazie. Ciao. Iniziamo con la classifica delle auto storiche. Sono tre partecipanti, tre su diverse categorie, quindi sono tre primi le persone che chiamerò. Chiamo per primo Antonio Miniacci del Cosenza Corse, vincitore di categoria. Giorno Gianluca, numero 53 del Cosenza Corse, anch'esso vincitore di categoria. Tutti insieme, siete tre. Elio Vagali, dove sei? Dalla Puglia. Allora, sono tutte e tre, li facciamo salire sul podio, tutte e tre sul primo posto. Salite. Ecco qua. Queste sono le auto storiche del quarto slalom di Amendolara. Grazie.